Salone del Mobile è il momento più importante per Cartel, è il momento in cui noi presentiamo il nostro stand, ma soprattutto il nostro catalogo e la nostra strategia. Quest'anno cerchiamo di avere tutti i nostri clienti qui in stand per far vedere la collezione, l'abbiamo chiamato My Cartel, proprio perché vogliamo mostrare il nostro lifestyle e cosa Cartel è diventata oggi. Quest'anno Cartel presenta tantissimi prodotti, ma più che il prodotto presenta proprio il suo mood, come vuole essere rappresentata in giro per il mondo. Poi abbiamo alcuni progetti nuovi di illuminazione, soprattutto con Ferruccio Laviani, la nuova Teresa, l'ultima lampada di Philip Stark, Angelo Stone, super tecnologica con un LED che illumina il suo cappello, ai divani di Lissoni, Dordoni e il living di Patrizio Orchiola, i tavoli che sono diventati da piccolini extra large e super colorati, quindi tantissime novità che porteremo nei negozi durante tutto l'anno. Teresa è un prodotto, amo definirlo una lampada da compagnia, non è una lampada da tavolo, nel senso che credo sia una lampada, a differenza di te, che ha una presenza molto più importante dal punto di vista volumetrico. È una lampada che, devo ammettere, ha un'ottima luce, cosa che spesso ho tralasciato, dando forse un po' più importanza alla forma. Ma anche lei è una lampada che, nonostante ci sia in versioni abbastanza neutre, come l'opalina, eccetera, gioca molto sul colore. È una lampada fatta da un cilindro e da un toro, che è poi, in poche parole, il riflettore. Quello che ho cercato di fare è ottimizzare i costi di produzione, perché volevo che questa lampada fosse un po' accessibile a tutti, e quando uno passa dal negozio e la vede da fuori e se ne innamora, non debba pensare due volte se la può permettere o meno. Tra l'altro è una lampada che esce 20 anni dopo la Burgi, e certamente sono due linguaggi diversi, ma come lo è stata la lampada subito dopo la Burgi, che era la TAI. Però certamente è una lampada da tavolo che ha quel tipo di presenza e di forza. Mi piacerebbe, non pretendo di subissare il successo di quella, ma comunque che avesse quello stesso impatto sulla gente, e soprattutto che fosse, come nel caso della Burgi, una lampada molto trasversale, che fosse sia per delle persone magari che hanno una visione dell'interior più borghese, con dei ragazzi che invece vogliono qualcosa di più pratico da poter spostare, avere una casa che è un po' più nomade, meno strutturata, ecco. Allora, l'ho detto, fa un po' ridere. Quando ero piccolo, a casa mia c'era un'enciclopedia di scienze naturali, dove c'era questa foto di questa anemone di mare, e come tutti i libri degli anni 60-70 era completamente sparata, e la foto era estremamente satura, e quell'immagine mi è sempre rimasta in mente. Questa anemone rossa con queste braccia che chiudevano la parte sopra. E è nata un po' da lì, anche perché tecnologicamente all'inizio pensavo di fare una lampada che fosse proprio un apri e chiudi, e che le braccia potessero aprirsi solamente ed estrarre appunto il sottosquadro dello stampo. Però il problema è che quel tipo di plastica che volevo utilizzare io, questo tipo di elasticità era un po' a rischio. Di conseguenza ho cercato di sviluppare la stessa forma, però utilizzando un'altra tecnologia dello stampaggio. E diciamo che tutto è partito un po' da lì, un po' casuale, cercando un po' in maniera randomica delle forme, e certamente quella era la prima che era uscita e quella che mi piaceva di più, e è stata quella dall'inizio alla fine. Beh, mi piace molto il fatto di questi tagli di luce, perché in realtà è una lampada che manda luce a soffitto, ma soprattutto ha questi tagli che scandiscono questa circonferenza. Credo che quella sia la cosa, in realtà, su una lampada abbastanza semplice, che gli dà il carattere, e che è proprio, se vuoi, la cosa che quando vedi l'anemone di mare vedi appunto queste braccia sopra che tengono questa cosa. Quello ho cercato di tenerlo fino alla fine, non perderlo, e devo dire che è quello che effettivamente gli dà un po' la firma. Nel settore arredo credo che l'importante sia avere un brand forte che si posiziona a un livello alto, di grande qualità, e che si mostra in tutto il mondo. La collezione è il punto focale del brand, e oltre all'allargamento della collezione che abbiamo realizzato negli ultimi anni, quindi dagli accessori all'outdoor, dagli imbottiti all'illuminazione, per noi è anche importante molto i materiali e la sostenibilità. E abbiamo tanti progetti in questa direzione, soprattutto quest'anno presentiamo l'ultima poltroncina di Philip Stark, Eleganza, con i tessuti Missoni, e la struttura è fatta dalle capsule del caffè Illy, quindi due brand italiani anche che si uniscono e realizzano un prodotto insieme.